Venerdì, l'8 ottobre, è uscito quello che è appunto l'ultimo titolo che abbiamo fatto, che si chiama WRC, World Rally Championship. Ecco, partendo da quello che è stato il nostro sforzo che ci ha portato a lavorare alacremente per tutta l'estate, proveremo oggi a capire che cosa voglia dire veramente affrontare un ciclo produttivo per arrivare alla produzione di un videogioco. Vedete che non saranno solo coinvolte delle risorse in termini di programmazione, perché voi qui più o meno siete tutti ingegneri, no? C'è qualche matematico? Pochi? Qualche informatico della statale? Di là? Ok. Quindi non si tratterà solo di programmazione, si tratterà di un insieme di risorse che insieme porteranno alla fine a produrre un qualcosa che poi va a finire nelle nostre Xbox, sui nostri PC o sulla piattaforma di gioco nostra preferita. Magari dopo, finita questo periodo di lezione, capirete che, insomma, magari i giochi è necessario comprarli se effettivamente ci piacciono, perché effettivamente sono uno sforzo veramente di un insieme di persone che ha lavorato per arrivare a questa cosa. Allora, proviamo adesso a vedere se si sente, si dovrebbe sentirsi, quello che è il trailer del nostro gioco. Vi pregherei di fare attenzione a tutte le informazioni che compaiono a video, perché saranno tutti degli aspetti che andremo a discutere e su cui secondo me potrebbe essere anche interessante far nascere qualche domanda. Possiamo procedere. PEGI 12. Ok. Qualcuno di voi ha notato qualcosa di strano in questo video? Per aiutarvi e nei primi 10 secondi. Volevate fare un confronto tra la vostra grafica e l'immagine reale? Sì, quella è una tecnica, sì. Cioè, per aumentare l'incentivo all'acquisto, si cerca di far capire quanto sia reale il gioco, sovrapponendo un'immagine del motore di gioco a quella reale e in qualche modo confondendo il giocatore o il possibile acquirente, perché non si sa se quel momento lì sia preso da un filmato o se sia un'immagine del motore di gioco. Okay? Una cosa come questa la vedete subito nel filmato di introduzione di Call of Duty 4, in cui si dice, in una dei trailer di presentazione, dicevano queste sono immagini prese dal actual game footage, cioè quindi non è un filmato ricostruito, ma è così come gioco. Quello è un indizio.
Qualcun altro che ha notato un po' qualcosa di strano? Allora, il gioco è un gioco di rally, ok? Di corse. Però... però ve lo dico io, perché è una cosa non facilissima da capire. Un gioco di rally, di fatto, cioè non dovrebbe avere nessun tipo di violenza o cose del genere, però è PEGI 12. Cioè, è, stranamente, è stato etichettato... qualcuno sa cos'è il PEGI? Quel rating che consiglia l'acquisto ai maggiori di 18 anni. Questo perché? Perché fino all'ultimo è stato un PEGI 3, cioè per tutti. Poi è stata inserita la colonna sonora, nella colonna sonora c'era una canzone che aveva delle parolacce, e quindi improvvisamente a un mese dalla fine del gioco hanno aumentato il rating, che è voluto dire tutta una serie di controlli in più, attenzioni, perché non, il gioco non può essere usufruito da tutti e quindi deve diciamo rispettare i vari sistemi di sicurezza che offrono le console per tagliare il fare in modo che la persona dell'età giusta possa giocarlo. Quindi questa è una delle cose un po' strane che vedremo, che fanno in modo ci fanno capire che il videogioco non è solo programmazione, ok, ma attenzione a tutta una serie di particolari che riguardano quelli che siamo noi, cioè gli utenti finali. Chi siamo noi? Milestone ha cominciato a sviluppare videogiochi dal 96, in verità prima si chiamava Graffiti e aveva fatto uscire un gioco per una console che si chiamava Super Nintendo, che voi sicuramente avrete già giocato perché avete usato l'emulatore e avete scaricato un sacco di ROM nella lezione precedente come compito a casa. Benissimo. Il gioco si chiama Super Loops, un gioco solo in giapponese, ma non vi preoccupate, siccome è una specie di Tetris con le cose che si incastrano a quadrati, è facile da capire. La versione inglese si trova nell'originale Amiga, quindi che potete usare, giocare con l'emulatore dell'Amiga, o se l'Amiga se ce l'avete. I nostri giochi sono distribuiti in tutto il mondo, infatti vuole ci uscirà anche in altri continenti e attualmente sviluppiamo per Sony, Microsoft e abbiamo sviluppato anche per Nintendo. Collaboriamo con quello che è il publisher, che vedremo che è una specie di editore all'interno della catena produttiva del videogioco. Infatti questi publisher importanti possono essere appunto Capcom piuttosto che Black Bean. Se avete una VideoStation Fastweb potete scaricare anche i nostri giochi e così via. Al momento siamo più di 80 persone, quindi quello che avete visto è lo sforzo di principalmente 80 persone che sono impegnate per un anno e mezzo, quasi due, a fare questo gioco, ok? Più un anno e mezzo di due, diciamo, però... Abbiamo visto, questo è il nostro ultimo nato, che appunto è uscito venerdì un po' in tutti i posti. Per capire un po' il discorso di come si sviluppa un videogioco, si dovrebbero dire tutta una serie di cose su tutte le possibili piattaforme. Proviamo, per capire meglio, a focalizzarci su un tipo solo di piattaforma, che è quella delle console da gioco casalinghe, ok? Già la storia di queste console da gioco, che in parte avete visto nella presentazione che ha fatto il professor Lanzi, ci permette di capire quante persone, non solo adesso ma anche in passato, siano state impegnate nel provare a fare dei giochi e quindi in qualche modo a fare a investire del guadagno. Pensiamo che l'Atari nel 78 più o meno era stata comprata dalla Warner, quindi già un mondo più grande era stato interessato a questo mondo strano dei videogiochi. Un panorama su quelle che sono le sette generazioni delle console da gioco ci dice non tanto che magari ci sono console che assolutamente non abbiamo sentito. Io ad esempio non ho mai giocato con un Channel F piuttosto che con un RCA Studio 2, anche se si possono emulare col MES queste cose. Però è significativo vedere veramente il numero spropositato di piattaforme che fino ad adesso si sono avvicendate. Togliamo naturalmente tutte quelle console che sono le console portatili, quindi non vedrete dei disastri come Virtual Boy piuttosto che l'Engage, che era simpatico ma aveva decisamente dei limiti, oppure come il nuovo Jungle di Panasonic. Ma appunto ci focalizziamo solo su queste
sulle console da casa. Vedete che la cosa strana è che nella settima generazione, alla fine della fiera, noi abbiamo tre console. Se andiamo a vedere la seconda, quanti dispositivi c'erano? Cioè, era proprio un mare nuovo da scoprire. Sul software, nella storia, vediamo che c'è stato un evidente progresso grafico all'aumento delle risorse che offrivano i sistemi, che offrivano la tecnologia. Il problema è che la grafica non ci parla solo di questa cosa. È il gioco stesso che ci aiuta a capire tutta una serie di tappe. Cioè, ad esempio, noi sapevamo che per Nintendo, a parte una cosa che poi racconteremo dopo, ha avuto la bravura non solo di fare dei giochi poi divertenti, ma anche di dare tutta una serie di espansioni periferiche strane che hanno cominciato a identificare una strada che poi noi oggi usiamo e percorriamo con tutto quello che è il discorso del Move, del Wii o di ulteriori. O delle periferiche strane per Wii che fanno fare in modo che Wii diventi una balestra piuttosto che una racchetta da tennis. Uno dei giochi che fa, che è a capostipite di questa cosa qua, è Gyromite. Gyromite, qualcuno di voi lo conosce? Nessuno. Perché era, come dire, il sogno proibito di chi poteva avere un Nintendo quando io ero piccolo. Uno aveva la cartuccia e poi insieme a Gyromite si prendeva uno scatolotto che conteneva un robot vero che si muoveva e che doveva essere puntato davanti alla televisione. In funzione del gameplay il robot alzava, vedete che ci sono dei pistoni blu e rossi, in funzione di come andava l'omino il robot si muoveva, alzava una specie di pistone vero, portava una roba, un disco, e simulava quel tipo di movimento e il pistone si alzava o abbassava permettendo al giocatore di andare avanti. Ecco, una cosa del genere era rivoluzionaria. C'era già stato l'Atari, qui l'Intellivision poco, perché l'Intellivision la Mattel si è poi persa in cose stile facciamo diventare il la console computer, con delle cose oscene come l'Aquarius, ma l'Atari era diventata famosa una delle cose per la tavola da surf, che era una specie di balance board fatta dall'Amiga, che era la casa di software che poi farà generare il computer dopo che la Commodore darà i fondi. E questa tavola da surf faceva, appunto, uno saliva sopra, lo attaccava alla console e simulava un gioco semplicissimo da surf che, se lo vedessimo adesso, ci si metterebbe veramente a ridere. Se quella roba lì era stata rivoluzionaria ma poco interessante, Nintendo piano piano, tra le pistole, tra questo robot eccetera, ha cominciato a ingenerare l'idea che il videogame piano piano fosse per tutti. Non va però così bene nella storia dei videogiochi. Infatti tra questa generazione e questa capita una cosa un po' strana, cioè il crash del mondo dei videogiochi. Di fatto, come avete visto, il numero delle piattaforme a un certo punto era esploso a dismisura. Ci sono due giochi che in qualche modo sono l'icona del disastro che è capitato, disastro che poi ha portato tutta una serie di console a sparire o case di software assolutamente a essere a chiudere bottega. C'è qualcuno che si è anche ammazzato, non so, c'era il presidente della Rabbit Software che aveva deciso di farla finita così. Però diciamo, i due videogiochi icona sono Pac-Man, ma non Pac-Man da coin-op, la conversione fatta per l'Atari 2600. Se andate a vedere i filmati, una cosa orrenda, con un frame di animazione per Pac-Man che andava avanti e indietro. E poi il gioco di E.T. Il gioco di E.T. programmato da un programmatore molto bravo, che era quello di Yars Revenge, che è una specie di sparatutto molto, molto innovativo, al quale hanno dato, poverino, 6 settimane per fare il gioco di E.T. E quindi con 6 settimane di sviluppo su questa piattaforma da solo, ha fatto una cosa che era bella solo per la schermata di presentazione, ok? Si narra che le 50 milioni di copie di E.T. che rimasero poi invendute, cosa? Siano seppellite vicino all'area 51. Perché così almeno Atari si liberava dei magazzini e tutta. Questo perché? Perché in quel momento lì, in quel momento storico, c'era l'idea di avere la miniera d'oro a cui tutti potevano attingere, però si era assolutamente immaturi nel farlo.
Teniamo conto che, ad esempio, una cosa che aveva scandalizzato la Warner è che le riunioni in Atari tra i programmatori e i game designer si facevano tutte a birra e marijuana, ok? Quindi sì, loro si trovano in queste riunioni, c'era questa festa collettiva e poi si riusciva a tirare fuori delle idee che in qualche modo si trasformavano in videogiochi. E questo ai grandi, a chi ci doveva investire dei soldi, non piaceva affatto. Infatti poi quando è arrivata Warner, le cose sono diventate un pochettino più seriose e ci sono state anche tutta una serie di movimenti particolari. Dicevamo, arriviamo al... il Nintendo fa il suo bel effetto, pian piano si va avanti, si arriva al Super Nintendo che in media, è a mio spensierato parere, è una delle console che effettivamente racchiude i titoli, un insieme di titoli veramente di ottima qualità sia a livello di grafica sia a livello di gameplay e che poi comincia a introdurre un'importanza sulla grafica. La cartuccia che potete vedere qua non è una cartuccia semplice come si potevano avere, come potevano essere le cartucce del Super Nintendo. Era una cartuccia che aveva montato dei chip speciali per la grafica e che quindi riusciva a fornire un effetto del genere interessante, carino e molto più da cartone animato. Nell'emulazione, infatti, Yoshi Island è stata una delle ultime cartucce emulate. Forse l'ultima più complicata è stata Tales of Phantasia, perché era abbastanza complessa anche per la memoria dentro. Andiamo avanti, arriviamo a PlayStation è una rivoluzione in termini di grafica, in termini di quello che è successo prima di PlayStation. Sony aveva fatto un accordo con Nintendo, di fatto doveva essere una specie di add-on per il Super Nintendo che doveva uscire nel 91. A un certo punto la Nintendo ha rotto con Sony e è andata a rivolgersi verso Philips. Sony non si è tirata indietro, ha portato avanti il suo progetto lo stesso in modo autonomo, facendo uscire nel 94 quella che era PlayStation. Nel 98 Hideo Kojima decide di fare il gioco più bello che doveva uscire per PlayStation, che inizialmente doveva uscire per 3DO, che era una specie di PlayStation fatta da Panasonic, disastro totale. E nel 98 vediamo che la grafica 3D comincia ad assumere un'importanza notevole. Quindi c'è uno sforzo particolare nel ricreare i mondi. E poi è un titolo che in qualche modo avremmo tutti giocato, no? Perfetto. Bellissimo il pezzo di Psycho Mantis, quando devi cambiare il pad perché lui ti legge tutti i movimenti, strepitoso. Arriviamo alla penultima generazione, che è importante per due cose. Una, perché introduce il gioco online fatto in modo pesante, ok? Soprattutto interpretato da Xbox con Halo. E poi perché comincia a riproporre quelle che sono le periferiche particolari su un po' tutti i sistemi. Pensiamo alla canna da pesca della Dreamcast. Pensiamo a Buzz, lo sapete, no? I controller per fare il gioco del quiz, che era un'idea identica a una roba che era uscita già su Commodore 64, ok? Cioè proprio sputato, si dice così. E così via. Quindi si comincia a capire che c'è una fetta di persone che non sono ancora state, contagiate dalla passione del videogioco e si può in qualche modo fare qualcosa anche per loro. Arriviamo all'ultima generazione, che è quella, la generazione di Wii, che conosciamo tutti, controllo rivoluzionario, ma anche quella al momento nel 2010 di Heavy Rain. Heavy Rain è una specie di avventura grafica. Gli attori che l'hanno giocato, Samuel L. Jackson piuttosto che Matteo Kassovitz, che era quello che ha fatto il favoloso mondo di Amelie o l'Odio, eccetera, hanno detto che Heavy Rain è proprio un po' una pietra miliare che fa capire quanto il mezzo del videogioco possa raccontare delle storie interessanti. E Heavy Rain adesso è ancora più interessante perché è uscita la Move Edition, cioè
Il Move, sapete cos'è, no? Appunto, l'abbiamo detto prima, quella specie di Wiimote per Sony. Solo che la cosa più interessante è che è un Wiimote ancora più preciso. Ok, quindi ho pochissimo ritardo, molta precisione nella rotazione, eccetera. Quindi io non faccio, con queste periferiche, non faccio più il casual game, ok? Non faccio più Wii Sport o giochini piccoli, ma partecipo a una storia dai contenuti adulti, ok? Quindi questa è un po' la parte importante, riuscire a dare un'interfaccia particolare che coinvolga, e non solo quello, ma anche una storia che tocchi le corde delle persone. Un mio collega che ha appena avuto un figlio, in una delle prime scene, uno deve giocare, praticamente è in una specie di centro commerciale e perde il figlio di 8-9 anni. Ecco, naturalmente se lo perde lo dovrà pure cercare. Ecco, in questa scena il mio collega che ha appena avuto figlio dice: io mi sono sconvolto a fare questo tipo di ricerca, perché alla fine della fiera, cioè, il coinvolgimento, la situazione era veramente vicina a ciò che lui sta vivendo adesso da genitore. Qualcuno di voi conosce il Project Milo e Kate, fatto su Kinect? Ok. Provate a cercare Project Milo and Kate e poi Kinect o Project Natal. Quello è un prototipo in cui fatto da Lionhead, quindi da quelli che hanno fatto Populous al momento, da Peter Molyneux, che col Kinect cerca di creare un'interazione tra il giocatore e questo bambino che si chiama Milo. Allora lì si tratta solo di farlo pescare, scambiare i disegni, eccetera. Però è il primo modo di interazione particolare che viene, che effettivamente doveva essere rivoluzionario, e che rivoluzionario non è stato troppo perché il prototipo è stato ritirato. Però è un esempio, no? Sono i primi passi che ci permettono di capire quanto le due cose, la grafica, il messaggio e l'interfaccia stanno andando in parallelo. Tutto questo per dire che abbiamo un numero di persone coinvolte che è costantemente crescente all'interno di uno studio di videogiochi. Certo, qua abbiamo dei progetti indie come Joe Danger, lo conoscete? Giochino di motociclette, carinissimo, con una fisica molto gommosa. È stato fatto da 4 persone. Ci sono i giochi di Tale of Tales, quelli che hanno fatto The Path, quei giochi strani, eccetera, che alla fine sono 2 più un tot di artisti e saranno su una decina. Però in generale, per un prodotto che noi compriamo in un negozio, un prodotto medio, ok, non una produzione AAA stile FIFA, più o meno l'impegno delle persone è in questi termini. Ancora più curioso vedere la divisione tra quello che è il lavoro artistico e lo sforzo che c'è di programmazione. Come vedete, anche qua, piano piano, il lavoro artistico, che deve ricreare un dettaglio sempre maggiore, non si parla solo di creare dei mondi di fantasia, ma di creare dei mondi reali. Pensiamo a GTA, Liberty City, ricrea New York, ok? Quindi Rockstar prende a un certo punto le sue 50 persone, fa fare una vacanza di una settimana in modo tale che riescano a capire, prendere le reference, quindi fare delle fotografie e riuscire a gustare il clima che c'è a New York per poi poterla ricreare. Cioè ci si prende proprio un periodo nel luogo per riuscire ad acquisire tutto quello che è la risorsa che ti permetterà di ricreare il mondo. Ben diverso da quando io ero piccolo, se mi avessero detto cosa vuoi fare da grande, io farò il game designer, perché al momento il game designer in quel momento lì faceva tutto, no? Faceva la grafica, faceva la musica, le dinamiche di gioco, programmazione, eccetera. Pensate ai personaggi come David Crane di Activision, no? L'avete letto nelle diapositive, che Activision era nata proprio perché c'era Atari che teneva non faceva conoscere chi faceva i giochi. Allora quelli di Activision volevano diventare delle star, hanno deciso di fondare la loro casa autonoma, e quindi erano delle vere e proprie stelle dei videogiochi. Infatti
davano sempre il gioco e poi chi l'aveva fatto con la foto, con la faccia nerdosa dietro la cosa, e poi avevi, se superavi un certo punteggio, ti davano la pezza, ti spedivano la pezza perché avevi raggiunto un certo punteggio ed eri stato bravo. Una specie di achievement reale che ti veniva spedito a casa. Più o meno chiaro? Questo sforzo sul numero di capire quanto impegno c'è nella programmazione e c'è nella grafica è veramente importante per capire che non solo, come dire, non solo numeri binari vengono creati, ma anche altre cose. Sì. Dipende dal tipo di gioco. Lo possiamo vedere subito. In un gioco di racing, ad esempio, c'è il gruppo dei game designer si focalizza molto sulle modalità di gioco, che possono essere modalità carriera, poi il modello di guida, quindi focalizzarsi sulla fisica. E quindi si tratta di game designer che sono appunto sulla logica di gioco piuttosto che sul racing, che sulla corsa. Andiamo a vedere Call of Duty. Ci vuole un level, ci vuole uno che faccia la storia, ci vuole qualcuno che faccia il design dei livelli, e quindi la percentuale di persone dal punto di vista dell'impegno può essere più alta. Però se ad esempio noi un rapporto può essere su 70 persone, 3/4 sono impegnate nel design del gioco, okay? Ognuna magari con competenze diverse. Così come per il level design non è che uno solo farà tutti tutti i livelli, ma magari io penso a un gioco come Dead Space. Qualcuno sa cos'è Dead Space, vero? Okay. Stupendo, cioè un po' lineare, ma un gioco molto bello per tutta una serie di motivi. Ecco, se andate a vedere chi ha creato i level designer, non ne trovate uno, ok? Ne trovate molteplici. Dai credits dei giochi si imparano molte cose, ok? Si impara veramente quant'è la percentuale, quant'è il numero di persone coinvolte all'interno di un prodotto e anche quali sono le rispettive mansioni. Più o meno l'idea, quello è il rapporto, prego. Altre domande? Ok. Dicevamo, andiamo, focalizziamoci sul percorso, sul ciclo produttivo. Sviluppare un videogioco è un po' come stampare un libro. Okay? Nel libro che cosa abbiamo? Abbiamo lo scrittore, poi l'editore che decide di pubblicare la storia e poi il distributore. La somma dei tre attori in qualche modo dà il libro, cioè quello che noi possiamo comprare in libreria, sfogliamo, eccetera. Nel mondo dei videogiochi io parlo di sviluppatore, parlo di publisher per quello che mi può prendere l'idea o mi può assegnare l'idea, e poi parlo di distribuzione che è fisicamente chi me lo porta alla Fnac, piuttosto che da MediaWorld, piuttosto che da GameStop, eccetera. Facciamo il caso reale, ad esempio su di noi, Milestone è lo sviluppatore, Black Bean, questo nome è un po' strano, è il publisher nostro interno, ma ad esempio per MotoGP è stato Capcom fino all'edizione 08, e poi il distributore si chiama Leader, ok? La somma dei tre fa in modo che il gioco finale che voi trovate WRC sia distribuito in tutti i posti che abbiamo menzionato. Come è costituita la squadra che sviluppa questo prodotto? Ci sono delle figure che sono strettamente legate alla produzione del codice e degli asset, cioè delle risorse grafiche da inserire all'interno del prodotto, coordinate tutte da una figura un po' strana, che poi vedremo dopo, che è il producer, che è una specie di project manager. La differenza poi tra programma e R&D la vedremo, sono tutte e due, appartengono tutte e due all'ambito della programmazione, ma fanno due cose completamente diverse. Abbiamo appunto i game designer, abbiamo gli artist. A coronare tutta questa
questi insiemi di persone c'è il data manager. Il data manager che cosa fa? Raccoglie la produzione, che poi vedremo più in dettaglio, di queste figure e fa quella che si chiama la build. Ok, quindi rilascia una versione ogni tot, vedremo quanto sia importante il tot, che permette di provare il gioco in ogni sua funzione e soprattutto ogni suo stato dello sviluppo. Provato da chi? Da quello che è il QA, la Quality Assurance, quelli che notoriamente giocano tutto il giorno, ok? Che è, per qualcuno può essere il sogno del lavoro perfetto, eccetera. Certo, è un bel lavoro, però provate a chiedere a quelli del QA che devono riproduci 15 campionati e al 16° stai attento che il gioco potrebbe andare in crash. Ecco, fare questo tipo di gioco può essere interessante, ma qualche volta, abbiamo fatto 3-4 volte, può anche andare un po' a noia. Però l'idea è che sia un team di persone che può essere interno e poi soprattutto esterno, ok? Che faccia questo lavoro di controllo continuo. In tutto, tutti i sistemi poi usati da tutte queste persone, tutti questi gruppi di persone, sono gestiti dall'information technology, che in qualche modo è il lavoro che faccio io. Quindi bisogna fare in modo che tutte queste persone abbiano delle strutture efficienti e i servizi che effettivamente servono, configurati e pronti per essere usufruiti. Dicevamo, se andiamo a dividere in tre classi di tipologie di utenti le persone della produzione, vediamo che il lato design è tenuto sotto controllo da quello che è il producer, dai game designer e da quelli che fanno i level designer, ok? Il lato programmazione ha queste due figure distinte, game programmer ed R&D. Che cos'è? R&D sta per ricerca e sviluppo, ok? Che cosa capita? La ricerca e sviluppo crea quel mondo che poi verrà utilizzato dagli artisti e dai game programmer in modo tale per fare il gioco che si vuole progettare. Pensiamo ad esempio a chi ha giocato Formula 1 2010? Ok? Dirt 2? Ok, va bene. Grid? Vediamo un po'. Ok, qualcuno in più c'è. Comunque, la caratteristica di questi tre giochi è che c'è un motore che si chiama Ego, cioè Ego, ok? Fatto da Codemaster. Codemaster che cosa ha? Ha un nucleo di ricerca e sviluppo che fa questo motore e che usa per differenti giochi, non solo per Formula 1 2010, Dirt 2, eccetera, che comunque hanno una, qualcosa in comune. Se voi li giocate tutti e tre, qualcosa in comune la trovate, cioè come viene impostato il menu, magari ti fanno la scena 3D diversa, eccetera, però si vede che è lo stesso motore evoluto, ok? Ci sono altri giochi, ad esempio, fatti da altri studios che non hanno la ricerca e sviluppo, perché si focalizzano solo sulla logica di gioco. Batman, l'ultimo Batman, l'avete giocato? Allora, se andate, provate ad andare alla Fnac, prendere la scatola di Batman, ve la girate, provate a vedere tutti i tool, tutte le cose, le etichettine che ci sono dietro. Batman ha di base l'Unreal Engine 3 più una miriade di altri tool, non so, da Speed Tree per posizionare gli alberi a tutta un'altra serie di cose. Rocksteady Studios cosa ha deciso di fare? Semplicemente si è focalizzato su quello che era lo sviluppo del gioco, il gameplay in sé, senza preoccupare, quindi loro hanno dei game programmer, cioè delle persone che prendono il motore e costruiscono la logica del gioco, ma non hanno chi sviluppa il vero e proprio motore che si è deciso di acquistare da altre parti. I game programmer quindi costruiscono la logica di gioco, verosimilmente se il campionato Superbike da un anno all'altro cambia come regolamenti, ecco, la logica di gioco verrà ricostruita
da chi fa il game, piuttosto che voglio fare una feature diversa sull'online. Non so, quest'anno su WRC abbiamo i ghost e quindi il gruppo dell'online penserà a gestire questa logica. Stessa cosa per gli artisti, i 3D creano le risorse del mondo, le motociclette, il tracciato e tutto, i 2D si preoccupano dell'impostazione dell'interfaccia grafica, che sembra una banalità, ma è una delle cose che dà sempre il là al gioco. Rispetto a, e può dare un elemento, come dire, di coinvolgimento in più se fatta bene, ok? Pensiamo all'interfaccia di gioco di Dead Space, che è un po' particolare e molti giochi la stanno seguendo, cioè lo stato del gioco non è una cosa separata, una serie di numeri rispetto all'energia del giocatore che calano. In Dead Space l'energia è esplicitata dalle luci che io ho sulla schiena di Isaac, che è il nome del protagonista del personaggio, e in funzione di queste luci io so quanto gli resta da vivere, poverino. Okay? Esattamente come la mappa, gli obiettivi del gioco vengono riprodotti olograficamente quando sono richiamati, ma l'azione di gioco non si ferma. Quindi, perché quello è un sistema che fa parte del mondo di The Space. Quindi bisogna stare attenti anche a vedere la mappa, perché magari un alieno dopo 3 secondi un necromorfo ti infilza e ti ciuccia il cervello, insomma. Quindi sembrano cose banali, perché poi alla fine molte interfacce sono anche fatte in Flash, ma sono delle cose fondamentali per dare l'appeal di un gioco. In tutto questo processo c'è un modo per in qualche modo organizzare lo sviluppo che ha il nome di Scrum. Okay? Da noi non è che, ve lo dico subito, non si implementa lo Scrum nella teoria massima. Però, perché poi l'arma vincente forse del prendere un metodo e cercare di adattarlo alla propria realtà. Però l'idea di Scrum è questo, cioè dividere il progetto in una serie di milestone intermedie che possono durare un mese o quanto è necessario al progetto. Assegnare a ognuno dei piccoli compiti e fare in modo che ci sia una costante fonte di incontro, anche quotidiana, che però non deve essere mostruosamente lunga. Deve durare al massimo un quarto d'ora. Cioè in quel quarto d'ora ci si dice: io ieri ho fatto questo, ho avuto questi problemi. Questa modalità permette di soddisfare due cose. Uno, evitare l'incubo, che qualche volta purtroppo capita anche lo stesso, ma per altre ragioni, di quando si sviluppa qualcosa in informatica. Cioè il problema nascosto che ti arriva a una settimana dalla consegna. Cioè, improvvisamente questa roba esplode. Ah, ma sì, in effetti avevo avuto questo problema, ma non mi ero reso conto che fosse così importante. Okay? Invece il contatto costante, la visibilità costante di tutti i problemi riesce in qualche modo a far sì che chi deve gestire il progetto possa intervenire subito. E poi ha come effetto quello di rilasciare e avere come obiettivo, che qualche volta può anche non capitare, di rilasciare una versione, una build del gioco quotidiana, ok? Quindi io ogni giorno spedisco al mio reparto di QA la versione completa relativa al giorno precedente. Quindi al giorno X io produco la versione, al giorno X più 1 produrrò la versione X più 1 e mi viene corretta la versione X, in modo tale da prendere i problemi e poterli correggere il giorno dopo, e così via. Qualche volta, come si dice, si rompe la build, e quindi qualche volta questa cosa può non avvenire, però l'obiettivo è cercare di avere una versione appunto sempre disponibile di quello che è lo stato del progetto alla fine. Più o meno, allora questa è una versione molto light dello Scrum, ok? Poi ci sono i ruoli, i pig e tutta una serie di terminologie che non andiamo a trattare. È importante capire però
che questo metodo, ad esempio, può essere applicato anche ai vostri progetti. Quindi determinatevi delle milestone intermedie, incontratevi spesso ma poco, perché non vale il detto che si dice negli uffici: non so cosa fare, allora convoco una riunione. No, in quel caso lì le riunioni si convocano magari tutti i giorni, ma hanno un tempo preciso, perché il tempo è prezioso e in 15 minuti deve terminare la cosa. Poste queste basi, vediamo un po' qual è il processo produttivo. Due frecce. Si comincia col rapporto tra sviluppatore e publisher. Io, sviluppatore, ho un'idea bellissima. World of Goo, l'avete giocato? Quello delle palline gommose che devono fare attorno. Ecco. Sapete qual era il nome della sandbox di World of Goo? La sandbox era un ambiente che i programmatori davano per mostrare un po' le potenzialità, un po' per fare divertire anche le persone. Vediamo, voi l'avete giocato? Tower of Goo, benissimo. Quindi, questo manipolo di programmatori fuoriusciti da Electronic Arts ha deciso di fare questa scatoletta di prova, darla in rete, far divertire le persone per mostrare le capacità del loro engine. Poi ha deciso, tramite il mercato digitale, tramite Steam, di poterla distribuire. Non solo è stata distribuita per Steam, ma è stata fatta anche per Wii. Perfetto. Quindi, dallo sviluppatore l'idea l'idea è piaciuta al publisher, che l'ha presa. Oppure, come è successo a noi, sei bravo a fare giochi di racing, che siano motociclette, automobili, eccetera, ti do la licenza di WRC. Ci stai a farla? Sì, no? Quindi, io vedo qualche gruppo di programmatori bravo che decide e al quale decido di assegnare l'idea che voglio che questi rappresentino. Ok? Allora, da lì comincia, quando si parte con l'idea, si comincia a far girare la macchina. Quindi, l'orizzonte temporale. È importante il tempo in cui esce un gioco. Provate a vedere, vediamo un po', qualcuno di voi conosce NBA Live? Sì, da Electronic Arts, gioco di pallacanestro. Sapete che uscirà NBA Live 2011? No, si chiama NBA Elite 11, ok? Problema che hanno ricostruito il motore di gioco, hanno rifatto tutto, hanno dato la demo era orrenda, ok? Con un sacco di bachi, cioè gente che si fermava, i modelli 3D che venivano, alla fine si mettono così nella loro forma originale, che si fermavano in mezzo al campo, ok? Quindi grossa figura, anzi molto brutta, cioè figura pessima di Electronic Arts, decidono di ritirare la versione, ritirare la demo o lasciarla, però decidono di ritirare la consegna della versione da ottobre, che era pianificata, la porteranno a febbraio-marzo. Allora, se andate sui siti Game Industry, eccetera, e andate a leggere le cifre che Electronic Arts perderà a fronte di questo spostamento, sono... sì, penso che tutti quanti siano... E gli studi non fanno una bella fine. APB, All Points Bulletin, l'avete giocato? Quello di Real Time Worlds? Allora, chi ne ha avuto il tempo? Chiuso! Quindi è giusto determinare un orizzonte temporale. L'hanno fatto uscire d'estate, sono stati lì a tergiversare su un modello economico da presentare free to play, gioco boxato con dei contenuti aggiuntivi. Niente, è durato neanche 3 mesi, 2 mesi e qualcosa. Un Guardia Ladri un po' sciatto, un GTA Online un po' così. Quindi è importante la finestra temporale, così come anche la finestra commerciale. Se io ho un gioco interessante ma che ha un tema nuovo, non lo farò uscire a Natale, quando ho Call of Duty, Black Ops e tutta una serie di uscite natalizie. Magari lo faccio uscire a gennaio o febbraio, quando ci sono c'è quella che si chiama la Granny Money, cioè i soldi della zia o i soldi della nonna, scusate.
Cioè, i ragazzi, ai ragazzi a Natale viene dato il parchetto, insomma, vengono dati i soldini e magari insomma, gli studi di mercato dicono che la gente ha questa risorsa che poi viene spesa nel giro, cioè tra gennaio e febbraio. Ad esempio, Dead Space 2 esce il 28 gennaio, non esce a Natale, ok? Gennaio e febbraio sono proprio i periodi di questa parte. Di questa cosa che si chiama Granny Money. Poi, strategie di rilascio delle piattaforme. Mi prendo l'esclusiva per farlo uscire su Xbox. Vedi, non so, il gioco su Xbox Live che si chiama Castle Crasher. Perché così forzo le persone a comprare l'Xbox. E poi vado, lo faccio uscire dopo per PS3 e tutto il resto dei formati. Quanto è grosso il mio progetto? Quindi, quanti soldi ho bisogno per comprare le reference, per fare tutta una serie di operazioni di marketing e quanto sforzo produttivo di quante persone ho necessità per fare queste cose. È un classico che ci sia una forbice nei team di sviluppo. Noi siamo abbastanza regolari perché ci avvaliamo di studi esterni che ci facciano la produzione di reference, però è normale che uno studio che fa un prodotto AAA abbia magari tantissimi artisti per un certo periodo, a progetto chiuso l'artista che è un freelance andrà da qualche altra parte. Quali sono le piattaforme previste, quali sono le novità tecnologiche che voglio far uscire col prodotto, quindi è compatibile col Move? Oppure uso il Kinect per gestire i menu, queste cose qua. Piano piano, sì. Per il budget, quando date le licenze per particolare tool, di solito io spendo quello che devo fare per la licenza e poi sono libero di farsi quello che voglio, o poi devo pagare un tot di quello che guadagno? No, ci sono due. Due strade: o prendo o compro il motore e pago un tot di soldi, cioè poi le licenze sono di vario tipo, no? Però o lo posso comprare e lo posso dichiaro che lo userò in tutti i prodotti, però di solito quando si comprano queste cose si ha dei vincoli sul codice sorgente e su tutta una serie di cose, ok? Quindi io posso integrare il tool che mi danno, però non posso modificarlo a livello di codice. Posso fare un accordo per cui, ad esempio, c'era l'Unreal con l'Unreal Engine, fa un discorso del genere: io ti do il motore, però tu mi devi pagare il 30% dei tuoi incassi sul gioco e così via. Cioè, ci sono le tipologie di accordi possono essere, non sono poche, possono essere veramente modulabili in funzione di quello che è il contratto della. Posso anche decidere di comprare un motore, però non ad esempio non comprare la maintenance e fare tutti i titoli col motore vecchio, per assurdo. Ottima idea, grazie mille. Anche la valutazione di fattibilità: un prodotto su Wii sarà diverso a livello grafico, a livello di impatto grafico, di un prodotto su PS3. Questo è sugli occhi di tutti, insomma. Preproduzione. Primo passo, la Game Bible, che è un mega librone che non va confuso con le guide al gioco che io posso trovare alla Fnac, eccetera, che sono belle interessanti, ma quelle vengono fatte dopo, le guide strategiche. La Game Bible mi identifica il gioco in ogni suo stato, ok? Sono delle slide di PowerPoint anche senza grafica, ma che mi identificano i vari stati di transizione da un qualcosa a un'altra cosa. La direzione artistica: come uso le telecamere, come faccio il replay, che tipo di effetti voglio che vengano messi in evidenza. E in un gioco come un survival horror stile Dead Space, la direzione artistica può scegliere una visione in terza, questa strana terza persona che però non ti fa in modo che tu non riesca a vederti bene le spalle, piuttosto che scegliere una visione prima persona completa e così via.
anche lì, rispetto alle varie scelte, quali sono gli aspetti tecnologici che vengono messi in campo? Perché ci sono un sacco di caratteristiche che vengono pensate all'inizio, ma che poi vengono ritenute o tagliabili o modificabili. Però l'idea di capire quali aspetti tecnologici fa in modo che il team risponda a questa domanda: quali strumenti noi abbiamo sul tavolo per poter costruire il nostro mondo? Dopo queste cose si fa un piano di produzione, un po' per seguire il protocollo che le aziende come produttrici di console, come Microsoft, Nintendo e Sony, hanno nel ciclo di produzione. Cioè ci sono delle tappe in cui uno presenta il concept, presenta una prima versione giocabile e così via. Notate che ci sono dei giochi che vengono tagliati, possono essere tagliati in una di queste fasi. E quindi tu, nonostante ci metta i soldi, fai un resoconto dettagliato dello stato del tuo progetto, sempre a alla casa per cui produrrai il gioco. Quindi determinare le date di uscita e le date delle milestone intermedie. Nella produzione che cosa capita? Che finalmente tutti i team si sono ben definiti, quindi ci sarà il lead artist, il lead programmer, il game director, tutti quelli che devono gestire ogni sottoreparto. E pian piano in centro c'è il producer che cerca di coordinare bene tutte queste persone per evidenziare appunto al più presto tutti i problemi che possono sorgere, che non sono solo di natura tecnica, e poi vedremo. I designer, uno dice, vabbè, finita la Game Bible, alla fine il designer si gira i pollici. Invece no. Nella fase di produzione, l'apporto che dà il designer è fondamentale, perché lui assiste e in qualche modo partecipa al 100% in quella che è la fase di tuning, ok? Ci sono varie tipologie di tuning che possono essere fatte, non sono solo relative alla difficoltà del gioco, relative, non so, per quanto riguarda la corsa, a come risponde un veicolo, a come sono disposte le informazioni, perché magari sono disposte bene, ma andrebbero disposte meglio, e così via. Quindi tutto quello che si è pensato all'inizio non è che rimanga statico, ok? E questo forse è importante anche pensarlo per i nostri progetti. In parte non è meno. Se io penso ai laboratori che abbiamo fatto, si partiva sempre con tante belle speranze e poi si arrivava a consegnare una cosa che, cioè, era partita dalle belle speranze, ma che aveva qualche taglio o qualche modifica. Però il mondo dei videogiochi ci insegna, e lo vedremo adesso, che non è detto che le revisioni sostanziali dei progetti siano una sconfitta, ma proprio il coraggio di modificare certe cose ha dato l'appeal o la caratteristica a certi giochi per essere bellissimi. E vedremo perché. Adesso vedremo poi sotto. Si arriva allora alla fase di test, si può suddividere in queste fasi. Per un prodotto, derivativo, c'è una fase di pre-alpha. Immaginiamo il classico FIFA. Di solito si comincia a fare il titolo successivo negli ultimi tempi che precedono l'uscita e lo sviluppo del titolo precedente. Quindi verosimilmente il team che ha fatto uscire adesso FIFA 11, allora in parte starà pensando ai casini che hanno con l'online, perché mi stanno dicendo ci sono punteggi che si resettano di utenti, eccetera. E in parte ci sarà un gruppo del team che starà già pensando a FIFA 12, ok? Non solo lato game design, ma anche, ad esempio, avranno costruito delle caratteristiche che non hanno inserito in FIFA 11 e che saranno già sotto test della quality assurance. Poi c'è la versione alpha, che è quella che ha tutte le caratteristiche ma non definite come risorse grafiche. Per noi è il classico pilota nero che gira per un circuito, ma che ha già il motore fisico più o meno definito e tutta una serie di cose, e ad esempio la dinamica della gara fatta in un certo modo, magari si usano i vecchi circuiti come campo di test.
Però l'importante è capire che a livello di caratteristiche che si vogliono inserire, l'alfa ha più o meno tutto. Poi c'è nella alfa non solo i test danno il feedback, ma anche si comincia la frase di playtesting. Qualcuno sa che cos'è il playtesting? O magari avete fatto playtesting per qualche gioco? No. Allora, playtesting che cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo un gruppo di persone e faccio sperimentare la versione alfa o successive del mio gioco e vedo quali sono i risultati, se il gioco piace, se il gioco non piace, eccetera. Questa è l'idea del playtesting, che però è cambiata nel tempo. Prima, quando c'erano pochi soldi, i playtesting in Atari, ad esempio, o anche in Midway, mi ricordo c'era il playtest di NBA Jam, insomma. NBA Jam lo conoscete, no? Gioco di pallacanestro 2 contro 2 che adesso uscirà per Wii, bellissimo. Era un playtesting soggettivo, cioè io facevo giocare e quindi vedendo da esperto, più o meno, da professionista, le reazioni dei giocatori, li intervistavo, quindi facevo una parte di domande e risposte e capivo se l'esperienza di gioco poteva essere soddisfacente o meno. Tenete conto che l'Atari, ad esempio, dopo una serie di playtesting, di sessioni di playtesting, ha tagliato certi giochi, quindi che sono rimasti in stato di prototipo. Se andate sul MAME, provate a cercare Prototype e vedete... Non troverete il gioco di Activision dell'anno scorso, ma troverete tutta una serie di prototipi che sono usciti, nel senso che hanno fatto due coin op, due macchine, e poi hanno deciso di non mandarli in produzione. Ma vedete che sono dei giochi interessanti. Mi sembra che ci fosse anche Marble Madness 2, sapete, quello della biglia che doveva arrivare al traguardo, che si giocava con la trackball, ecco. Quella cosa lì era carina e interessante, ma molto probabilmente sarà fermata allo stato di prototipo. Già anche il Commodore 64 l'avevano tagliata perché dicevano che erano già circolate le versioni pirata, quindi non valeva la pena. Altro che Street Fighter 4 per versione PC, che non è stato, cioè l'hanno fatto e poi hanno deciso di non commercializzarlo perché la pirateria tanto l'avrebbe massacrato. Adesso invece il playtesting pian piano è diverso, cioè io metto magari o faccio il playtesting con degli strumenti particolari come l'eye tracking, quindi cerco di capire dove l'attenzione del giocatore sta andando, oppure metto dei processi che mandano ai miei server l'esperienza di gioco che il giocatore ha fatto fino adesso. Questa cosa, ad esempio, si capisce, si può leggere nei disclaimer che io vado a leggere, anzi che io di solito non leggo, quando uno va a fare gli account di Electronic Arts piuttosto che di Steam, eccetera. Perché è importante che noi dello sviluppo riusciamo a conoscere quello che è capitato all'interno di una dinamica di gioco, cioè se c'è stato un livello troppo difficile o varie cose, insomma. Solo che, diciamo, dall'altra parte può essere, se usato male, nel futuro potrebbe essere anche un po' inquietante, no? Perché è un po' come un po' il discorso di Facebook. Facebook cosa fa? Ti dà l'account, vede quello che ti piace, legge con le applicazioni il tuo profilo e poi ti costruisce una pagina in funzione di quelli che sono i tuoi desideri o quello che è il tuo profilo, ok? Ad esempio, appunto una cosa banale, io sono single e quindi mi viene sempre la ragazza che vorrebbe avere una splendida storia con me. Questo anche un po' nei giochi, al momento si sta solo fermando perché vuole essere un modo per capire come costruire l'esperienza di gioco più bella che ci possa essere per l'utente, però speriamo che si fermi qua. Quindi è decisamente più complesso adesso il playtesting e quindi boh. Se volete noi facciamo, andate sul nostro sito, iscrivetevi alla sessione di playtesting e quando i nostri nuovi giochi giungeranno alla versione alfa vi potremo coinvolgere in questo tipo di processo. Dicevamo, nella beta invece tutto funziona, bisognerà solo arrivare a gestire i bachi che naturalmente ci sono, quindi ho tutte le risorse, mi è arrivato Valentino Rossi piuttosto che mi è arrivato tutta la versione completa dell'ultima macchina con tutti gli adesivi,
notate che le macchine, ad esempio, vengono, tu fai la macchina, la dai al licenziatario, ad esempio alla FIA per la Formula 1, dovrebbe essere la FIA, no? Sì. Sì, comunque alla federazione o alla FIFA, ad esempio io do le maglie, ti viene detto se quella cosa va bene o va male. Il dettaglio è tale che una volta, ad esempio, in una macchina mancava una striscia rossa, che probabilmente era una specie di scotch attaccato, non so, per questa striscia rossa che mancava ci hanno respinto la macchina, l'abbiamo dovuta rifare. Cioè, l'attenzione è notevole. Si arriva alla fase gold in cui io ho la versione completa, la consegno al produttore, a Sony, Microsoft, Nintendo, faccio quello che è il processo di submission, quindi mi si controlla che il gioco rispetti una serie di protocolli, esempio il pulsante di start mi deve sempre modellare il discorso della pausa, ok? Quando si era con Commodore 64, ogni gioco aveva una pausa diversa, che aveva la barra spazio, chi la P, chi F7, chi run stop, eccetera. Invece adesso io so che in qualsiasi sistema lo start mi modella la pausa del gioco. È una cosa banale, però se questa cosa non viene rispettata non funziona. Mi viene anche lì, il gioco rispetta i contenuti in funzione dell'età, cioè in un gioco come SBK, dove ci sono le Umbrella Girl, che di solito sono sufficientemente discinte, tutte le immagini delle Umbrella Girl discinte sono rispondenti al fatto che possono essere viste da un bambino di X anni? Sì, no. Queste cose. Si può fallire una sub, come la chiamiamo noi, per queste tre grette che sembrano banalità, ma che sono fondamentali per rilasciare un prodotto che sia corretto. L'acronimo di questa specie di lista di collaudo è TRC, che sta per Technical Requirement Checklist. Quindi sono proprio delle liste che uno spunta, lo rispetta, sì. Il gioco online funziona con 2 millisecondi di 2% di perdita dei pacchetti e un tot di millisecondi come ritardo? Sì, no, eccetera. Dicevamo, alfa e beta. Prima abbiamo visto che in alfa e beta possono esserci dei cambiamenti. Ricordiamo tutta una serie di cose. Possono esserci dei cambiamenti rispetto ai contenuti. Manhunt 2 l'avete giocato. Se avete fatto il vostro lavoro sulle console, sapete che cambiando un file di testo, che è il file di configurazione di Manhunt, uno disabilitava la possibilità di vedere le scene di morte nella sua completezza, ok? Sia su Wii sia su PSP. Stessa cosa, il modulo, anzi, dicevano il mod, perché c'è uno che sulla versione PC ha abilitato questa cosa, l'ha riprogrammata da zero. Il famoso Hot Coffee di San Andreas, in verità, la persona olandese che l'ha fatto ha detto no, ma guarda, io veramente ho modificato il file scm.ini, non lo so, gli ho dato da 0 a 1, e a quel punto, piuttosto che avere solo la scena che si allargava, effettivamente c'era il minigioco che simulava il rapporto sessuale tra il protagonista e una delle sei tizie che doveva conquistare. Un altro molto recente è quello di Medal of Honor, che uscirà il 15 di ottobre. Ci sono stati i talebani nel multiplayer fino all'ultimo, grande polemica, i talebani sono stati tolti. Discorso diverso per Left 4 Dead, che meriterebbe un capitolo a sé per tutta una serie di cose, ma è un po' la dimostrazione che un'attività di playtesting profonda genera un gioco veramente bello. Cioè, c'era questo mostro prima che si chiamava Screamer, che semplicemente urlava e in qualche modo raccoglieva a sé tutti gli zombie. Non faceva niente, bisognava solo ucciderlo in modo tale che non urlasse e non chiamasse a sé gli zombie. Vedevano che questa cosa non funzionava tanto. Allora hanno deciso di mettere insieme questo più un'altra idea e hanno creato il Boomer. Quindi quel mostro gigantesco che si uccide facilmente, che però se ti vomita addosso poi ti fa arrivare un sacco di zombie.
Un'altra attività strana, che, un'altra caratteristica particolare che Valve, anzi Turtle Rock Studio mi sembra, che erano quelli che hanno fatto Counter Strike, che hanno fatto Left 4 Dead, ha scovato nell'attività di playtesting, era all'inizio doveva essere un open world, ok? Quindi i giocatori potevano avere più strade per arrivare alla fine, per arrivare alla camera di sicurezza che terminava il livello. Però hanno visto che alla fine i giocatori si perdevano, non riuscivano a gestire bene questa cosa. E quindi hanno deciso di restringere i livelli, farlo meno open, farlo molto più guidato. E infatti poi se uno gira troppo intorno e stai giocando da solo, ad esempio, i personaggi ti dicono «Ah, ma guarda che forse sarebbe meglio andare da questa strada». Perché? Perché... questo tipo di esperienza di girovagare distraeva troppo dall'altra esperienza di gioco che era il difendersi, ok? E il difendersi cooperativo. Un'altra cosa che hanno fatto quelli di Valve è fare un playtesting in tempo reale. Ogni settimana escono delle mutation, quindi delle modifiche del gioco, delle nuove modalità di gioco che permettono effettivamente di fare un test in tempo reale su migliaia di giocatori, che è la prima volta che effettivamente si fa all'interno del mondo dei videogiochi, ok? Non c'è nessuno che ogni settimana ti faccia uscire delle mutazioni o delle varianti di gioco che ti dicano questa cosa, che poi a loro servono per capire quanto una cosa è buona e quanto una cosa è cattiva. Più o meno chiaro? Allora, se volete trovare tutta una serie di informazioni, ci sono questi tre siti che sono in qualche modo in classifica, nel senso che unseen64.net è un sito italiano, stranamente, di gente molto in gamba, che raccoglie prototipi, versioni beta, versioni alfa e anche cose non uscite per tutte le piattaforme. Quindi vanno dalla PS3 360 fino al Commodore 64. Poi ce ne sono alcuni più specifici, questo secondo per Amiga e questo per 64, che sono lo stesso importanti perché? Perché ci fanno capire come i modi di sviluppare nel tempo passato erano diversi. Cioè ci sono delle storie qua sui prodotti della Microgen, che era una casa che aveva deciso di fare delle cose incredibili sullo Spectrum, facendo uscire dei giochi con un'interfaccia, un'espansione di memoria che facesse girare solo quei giochi, e poi saranno usciti forse uno o due giochi, ma sono storie interessanti. Che ho la storia di Parasol Star, che era la continuazione di Rainbow Island. Bubble Bubble l'avete giocato, no? Sapete che c'è Bubble Bubble, Rainbow Island, e poi ci sarebbe Parasol Star, che è un coin-op che è uscito solo come prototipo, ma non è mai stato fatto uscire. È stato fatto uscire solo il gioco per PC Engine, ok? E poi per Amiga, per Atari ST. Ecco, perché non è uscita la versione del Commodore 64? Perché chi la stava programmando, leggenda vuole che un giorno abbia detto: ah, guarda, mi sono entrati i ladri in casa, hanno rubato tutto, anche il Commodore 64 col codice sorgente di Parasol Star, quindi in verità poi sembra che sia stata solo una scusa per dire che non era riuscito a fare il gioco. Ci sono questi aneddoti strani che però è interessante, secondo me, sapere. È molto nerd, però è bello. Finalizziamo, siamo arrivati al fatto che, come è adesso per noi, il gioco è in scatolato. Noi venerdì abbiamo ricevuto le nostre tre copie per PS3, per Xbox e per PC. Io l'ho già giocata a casa, siamo tutti contenti. Finisce qui il periodo di impegno? No, perché se da una parte io ho tutto quello che è la distribuzione, promozione, allora è carino anche andare nei negozi a vedere come è pubblicizzato il day one del tuo gioco, eccetera. Quello che si fa è cercare di fare una verifica di quello che è stato il progetto. La cosa più interessante è il post mortem. Quindi, alla fine del progetto, ognuno di noi, di ogni reparto, deve scrivere: guarda, questa cosa secondo me è funzionata, quest'altra è funzionata, no, meno, perché bisogna migliorarla, e così via. Si fa un consuntivo, quindi quanto si è speso in più o in meno rispetto a certe aree, e si archiviano tutte quelle reference, le fotografie vecchie, le fotografie che sono diventate vecchie, nel senso che poi verranno magari utilizzate altre versioni delle fotografie, o
qualsiasi altra cosa, i modelli 3D, in modo tale da dare la, la parola chiusura completa al progetto. Delle tre è decisamente interessante quella del, del post-mortem, perché ci aiuta a capire i valori aggiunti o meno del gioco. Il post-mortem si può trovare anche, ci sono molti, molti di questi documenti che escono sui siti specializzati di videogiochi, che si chiama, uno di questi è Gamma Sutra, l'avete già visto? Sì. Se non l'avete visto, andate, perché è molto interessante. Ci sono dei post-mortem, ad esempio su Gamma Sutra c'è il post-mortem di The Last Express, che è un, uno dei giochi di Jordan Mechner, che è quello che ha fatto Prince of Persia, il primo, ok? Poi ha curato anche gli altri, ma molto da lontano, però poi ci ha avuto altre cose da fare. The Last Express era una bellissima avventura in tempo reale, molto difficile, ambientata in un treno in cui in funzione, il tempo andava avanti lo stesso, in funzione della posizione in cui tu ti trovavi, la storia cambiava o tu avevi la possibilità di prendere più o meno indizi. Ci sono queste cose che poi sono molto tecniche e anche interessanti da leggere per capire che i problemi non ci abbiamo solo noi o voi che state cercando di creare un videogioco, ma ce li hanno anche i grandi produttori di titoli, di titoli AAA. Ultima cosa, quindi com'è divisa alla fine la giornata in un'azienda come la nostra? C'è un'attività di sviluppo che fa in modo che tutte queste aree vengano interessate, il lavoro viene preso e viene costruita nella notte, mediante i processi di scripting, eccetera, del materiale per il, che viene prodotto dal data manager. Quindi c'è questa, di giorno si sviluppa e si controlla, di sera dalle 5 in avanti si fermano le operazioni di sviluppo e si fa l'elaborazione della build che poi verrà presa il giorno dopo e così via. Si cerca di costruire questo circolo virtuoso che poi porta alla fine al, al gioco che noi acquistiamo. Vediamo un po' che ore. Ok. Domande? Sì. Certo, c'è il processo, dopo la chiusura del, del progetto può esserci un piccolo team che va a risolvere quei bug che vengono originati, cioè che si scoprono, sì, che si scoprono magari in, in corso d'opera. Beh, adesso appunto vengono in mente quelli di FIFA, noi abbiamo rilasciato sì un paio di patch, c'era un problema particolare con l'installer ad esempio e quello lo rilasci, però ad esempio anche la patch è sottomessa a un piccolo processo di submission, non è che io dico ah beh ok adesso poi ti lascio la patch, no, la patch poi viene esaminata, una volta che si ha l'ok passa dal circuito di test diciamo del, del live o del PSN fino al, al circuito vero che è quello di produzione, che è quello che poi teniamo, abbiamo noi. Tenete conto, ad esempio, Formula 1 2010 ha avuto questo problema, e infatti adesso, se andate a cercare, mi hanno raccontato, Formula 1 2010 bug, si vedono cose stile quelli ai box che sono praticamente sono già disposti prima che tu arrivi con la macchina, quindi poi a un certo punto non riesci più a passare, cioè non puoi fare stile Grand Theft Auto che investire quelli del box, ma fino a quando il tizio non è stile Carmageddon, oppure ci possono essere delle Carmageddon era inizialmente uscito con gli omini e poi l'avevano ridistribuito con gli zombie perché questa cosa aveva fatto scalpore, quindi non è detto che si debba per forza correggere anche lì un bug. Sì, perché il fatto di rilasciare nuovi contenuti magari è un pochettino più ridimensionato, però il fatto stesso di rilasciare nuovi contenuti ti crea degli introiti, ok? Andate a vedere le classifiche, adesso forse sarà stato superato da qualcos'altro, però i giorni in cui c'è stata l'offerta di Left 4 Dead,
di nuovo Left 4 Dead è passato in classifica, cioè come uno dei titoli più venduti di Steam, ok? Quindi il fatto di generare degli incassi ti permette di poter investire dei team, cioè in gruppi di persone che ci possono lavorare. Oppure ad esempio come DICE, Digital Illusion, quelli che hanno fatto Battlefield. Sapete che hanno fatto uscire Battlefield 1943? Ok? Allora, che cos'è Battlefield 1943? È una specie di riedizione di Battlefield, ambientata sempre nella Seconda Guerra Mondiale, con un numero limitato di scenari, ce ne sono 3 o 4, disponibile su live, su PC, eccetera. Loro l'hanno dichiarato, come dire, proprio con innocenza. Ma quando sappiamo che la gente non ha niente da fare, tra un progetto e l'altro, noi teniamo fissi un producer, un designer per tutto il progetto e poi inseriamo delle risorse a rotazione che ti completano il progetto. Di fatto è stato Battlefield 1943 perché era interessante per DICE, perché era la prima release del motore Frostbite, che è quello che è poi andato su Battlefield Bad Company 2, e anche ce lo dovremmo trovare anche in Medal of Honor, che esce il 15 di ottobre. Quindi allora, con sto progetto così hanno effettivamente hanno fatto in modo che le risorse non stessero a girarsi i pollici tra un progetto, tra un grosso progetto e l'altro, e hanno generato dei guadagni. Tanto non hanno lì difficoltà di tempo, perché abbiamo visto che la versione per PC di Battlefield 1943 è uscita a luglio, quando le altre erano quasi uscite da un anno, no? Quindi diciamo che non si pongono troppo a fretta. Ci sono vari modi di interpretare l'impegno delle persone. Team Fortress, ad esempio, e ovviamente Left 4 Dead sono due esempi interessanti, che però sono su PC e quindi sono scorporati da questo processo. L'unica verifica che devi fare magari è con Steam, ok? Perché Steam però loro sono interni, quindi non è che si autodicono sì, va benissimo. Notate ad esempio che la prima versione di The Sacrifice, che è uscito il 5 ottobre, era buggata. Cioè io l'ho scaricata, ho fatto partire il gioco, il filmato mi partiva velocissimo, cioè molto veloce la scena di intro, e poi non avevo gli effetti sonori. Ho dovuto riscaricare una serie di patch che hanno fatto uscire dopo per avere il gioco buono. E poi chi l'ha giocato il 5 ottobre è un miracolato, perché i server secondo me erano pieni, hanno avuto una cosa, insomma, naturalmente il gioco tirava, soprattutto poi il DLC era gratuito, quindi erano tutti lì a scaricarlo. Altre cose? Ok, passiamo velocemente ai ruoli e le competenze, così chiudiamo solo questa cosa, perché il processo non è fatto solo di persone, di idee o di cose che devono andare avanti, è fatto di persone che hanno delle qualità. Quindi dimentichiamoci questa, che è la solita domanda che mi fanno quando scoprono che tipo di lavoro faccio, no? Allora, dove lavori? In un'azienda che fa videogiochi. Ah, ma allora giochi. No, lavorare in un'azienda che fa videogiochi non vuol dire giocare tutto il giorno, ok? Quello lo fanno i tester, lo facciamo anche noi nella parte finale del gioco, quando devi provare il gioco online, quindi si cerca di magari, soprattutto noi dell'IT, cerchiamo di riprodurre tutti i bug possibili con i programmatori dell'online, però questo non lo facciamo. L'altra cosa è, allora c'hai tutti i videogiochi, eccetera, sicuramente me ne puoi passare gratis qualcuno. Anche questo, no, l'unica cosa veramente carina è che se tu hai bisogno di un gioco, chiedi di comprarlo, loro te lo comprano e poi lo puoi provare un giorno, oppure lo puoi tenere dei giorni fino a quando non ti stufi. E, insomma, quindi abbiamo l'armadio dei giochi in cui ognuno può prendere e provare i giochi che interessano. Figure che sono coinvolte. Allora, producer. Allora, la figura più vicina a producer è Mr. Wolf di Pulp Fiction, ok? È una persona che risolve problemi, ma qualsiasi tipo di problema, cioè a dire, non è magari una persona che ha una tecnologia esasperata nel sangue, è una persona che ha un'ottima conoscenza di videogiochi, che sa leggere il problema e quindi sa indirizzare il problema,
usando anche tecniche di gestione dei progetti come abbiamo visto prima, la Scrum, che possano aiutare a portare avanti il compito di finire il gioco. Fate appunto di riferimento col publisher, con licenziatario, quindi ci sono le tre, hanno inserito la canzone con tre parolacce e il rating viene aumentato, il producer le prende in carico e dice ai ragazzi cambiati il rating, cambiati i controlli. Ok? Game designer è quello che ha una conoscenza enciclopedica dei giochi, la creatività, riesce a... ad avere un'attenzione ai dettagli per capire quello che può essere divertente o meno, non solo dal suo punto di vista, ok? Quindi ha necessità anche di un'apertura mentale e poi appunto gli piace giocare. Quello che fa, l'idea del gioco, il macro design, la game bible e poi il tuning, la modifica delle varie caratteristiche usando gli strumenti forniti dai programmatori, da chi costruisce tool, eccetera. Gli artisti 3D, quindi modellano piste, veicoli, oggetti di arredo. I 2D fanno l'interfaccia, i menu che adesso sono anche animati e tutta una serie di cose. Fanno le animazioni, le cadute dei piloti per evitare che sembrino dei manichini, ma che insomma, l'obiettivo è fare in modo che siano veramente una figura umana che cade e faccia delle cose. Le capacità tecniche richieste agli artisti, naturalmente l'uso di un programma di modellazione 3D che può essere 3D Studio Max, ma può essere anche Maya. Per chi non vuole, diciamo, spendere soldi, può fare pratica con Blender o quello che è per Unix. Quello che noi richiediamo di solito è che l'animazione uno poi può impararla in corso d'opera, ma se ce l'ha è un'ottima cosa. È necessario conoscere l'inglese perché si lavora con la Cina o con dei partner esterni. E poi naturalmente bisogna avere uno studio inerente al settore grafico o di disegno industriale. C'è qualcuno che ha fatto disegno industriale legato al Politecnico di Torino, ad esempio, che è la mia realtà, piuttosto che architettura o... l'Istituto Europeo di Design è quello che è. Chi fa invece la ricerca e sviluppo è quello che fa l'engine, quindi il motore grafico, i tool per costruire magari le piste, gli oggetti, quindi integrare quello che viene costruito dagli artisti quello che viene costruito dagli artisti durante la fase di passaggio dalle reference, cioè dalle fotografie alla modellazione 3D. Si occupa delle varie conversioni degli scripting che poi alla fine, quando uno schiaccia start sul tool di sviluppo, fanno in modo di generare la pista che verrà poi giocata e inserita nel gioco. La cosa interessante è che quando si tratta di un gioco multipiattaforma è importante conoscere sia quello che è il CCPU, ma anche il CPU soprattutto serve per modellare lo strato generico del tuo motore. Lo strato generico che poi sotto avrà le declinazioni per ogni singola piattaforma, perché PS3 è fatta in un modo e Xbox è fatta in un altro. Okay? Sono piattaforme completamente diverse. Proviamo a vedere certi prodotti. Ad esempio, Killzone 2 l'avete visto? È un FPS, eccetera. Uncharted, okay? Quello sono di Naughty Dog. Sono tutti prodotti sponsorizzati da Sony che hanno Sony che marca a uomo lo studio di sviluppo e quindi che è molto vicino allo studio di sviluppo in modo tale che riesca a permettere allo studio di sviluppo di tirar fuori tutte le potenzialità della macchina. Ci sono altri studi che invece non sono particolarmente legati a questi a Sony, ma semplicemente perché magari fanno un prodotto multipiattaforma, che non godono di questa cosa e in qualche modo la differenza di produzione grafica si vede. The Last Guardian, provate a vedere un gioco come The Last Guardian, che è un gioco fatto dal team ICO, quello che ha fatto ICO o Shadow of the Colossus su PS2. Anche loro sono marcati, diciamo, a uomo da Sony, perché è prodotto in qualche modo di Sony. È un prodotto rivoluzionario, esattamente come God of War in termini di grafica, prestazioni, sonoro e tutto. La ragione è perché sono molto vicini a Sony e la loro ricerca e sviluppo riesce a sfruttare al 100% le proprietà della macchina. Quindi,
Naturalmente non si lavora su monoprocessore, ma si lavora su per thread, su più, più core. Bisogna avere delle forti basi matematiche, un minimo di confidenza con le librerie di programmazione grafica 3D, da RTX, che poi viene alla fine è quella che viene anche usata da Xbox per elaborare la grafica. Quindi un prodotto che è fatto per Xbox e PC è facilmente portabile da una parte o dall'altra, ok? E poi naturalmente opzionali, se uno sa come sono fatte Xbox 360 e PS3 o le architetture, studiando anche appunto quando uno, diciamo, modifica il dispositivo che ti permette di avere accesso completo al dispositivo, ecco, queste competenze sono opzionali ma ben apprezzate. Chi fa il programmatore quindi lavora su qualcosa di già costruito, che poi verrà sviluppato in C++, e quindi deve avere ben chiaro un minimo di paradigma deve avere ben chiaro il paradigma della programmazione oggetti quando si programma in C++. Sappiamo che C++ può essere, diciamo, uno può scrivere delle bestemmie in C++ perché è un linguaggio molto libero, che c'ha un po' di anche paradigma imperativo, però se si ha ben chiaro il paradigma ad oggetti, questo è decisamente un valore aggiunto allo stile di programmazione. Quindi di fatto fanno le regole, l'interfaccia, il cuore della logica di gioco. Chi programma la fisica farà, partendo sempre dal motore offerto dalla ricerca e sviluppo, la dinamica della fisica in funzione delle sospensioni, delle differenti macchine e così via. Quindi non solo deve avere ben chiaro come programmare, quindi come farlo in C++, ma anche tutto quello che è la parte della fisica del veicolo, quindi la cinematica inversa, la collision detection e così via. Naturalmente le forti basi matematiche, come vedete, sono una costante. Cioè, finalmente possiamo dare un perché vero a quegli esami che ci sembrano tanto lontani, che possono essere analisi piuttosto che geometria. Ma fate ancora geometria, vero? Sì. Ok. Matematica discreta, algebra? Algebra sì, ok. Meno qualcosa c'è ancora. Chi fa l'intelligenza artificiale delle macchine o di qualsiasi altra cosa, intelligenza artificiale vuol dire anche provare a pensare di costruire un motore per gestire il grande numero di persone in giochi come Prototype, piuttosto che Dead Rising 2, che dicono che abbia 3.000 zombie contemporaneamente sullo schermo. Il movimento di questi zombie non lo puoi fare se non hai un algoritmo che li faccia sembrare veri. Oppure, ad esempio, il pubblico di NBA 2K11, della serie NBA 2K. Sono tutte cose che sembra che siano slegate da quello che può essere la problematica dell'intelligenza artificiale, che però invece ci vanno, cioè, sono inserite. Allora, non solo sempre C++ per programmare, ma le tecnologie di intelligenza artificiale, la fuzzy logic e così via. Per l'online, naturalmente, l'online affronta le problematiche di rete, dato che il gioco online è ben diverso da un sito internet, ok? Ci sono delle problematiche interessanti, cioè su un sito internet io posso pensare che 3 secondi sia un tempo accettabile per fare in modo che il server risponda e che mi presenti la pagina. Su un gioco, come una corsa di auto o come Left 4 Dead, in 3 secondi ti possono aver trucidato, ok? Quindi sono 180 stati di gioco che vanno a delinearsi. Come faccio? Non ho una rete che magari riesce a soddisfare queste cose. Quindi devo usare degli algoritmi che mi anticipino lo stato del mondo fino a quando non mi arriva l'informazione. È un po' simile a quando io col navigatore satellitare vado in una galleria. Nella galleria io non perdo l'informazione, ok? Se il navigatore satellitare è fatto bene, e soprattutto è legato alla macchina, lui mi avrà preso gli stati precedenti, mi anticiperà eventualmente rispetto a quello che è la mappa,
gli stati successivi, perché si spera che proprio non vada a fuori strada o contro il muro della galleria. E quindi, nonostante lui non abbia il segnale del GPS, riesce a mantenermi per tutta la durata del tunnel l'informazione. Così un po' il nostro gioco online, che predice lo stato in funzione delle informazioni precedenti. Chi programma il sonoro, naturalmente, è sempre CPU e la fisica acustica, tutto quello che è il processo, l'elaborazione del suono in digitale. Il data manager è appunto quello che raccoglie tutto il lavoro di tutti, quindi deve avere una conoscenza di tutti i tool e di tutto il ciclo di produzione, delle risorse artistiche e dei tracciati da parte degli strumenti che vengono dati dalla ricerca e sviluppo. Poi userà delle tecnologie di scripting, perché non può stare 24 ore su 24 a guardare, a far partire le cose, ma deve essere un processo automatico e che in qualche modo sappia gestire tutta una serie di situazioni che possono capitare durante la notte, qualche blocco o cosa del genere. E poi, per carità, il data manager fa anche l'ora molto tarda anche con altri qualche volta, però in generale uno, per tutelare il sonno, almeno degli strumenti automatici uno li genera. Sì, lui ha il vino, siccome lui è inglese, nella zona del suo scrivania si trova birra, cioè tutto ciò, una brandina per le notti, perché qualche volta, l'anno scorso ad esempio, entro nel suo ufficio e il suo collega fa: sta dormendo. Allora lo vedo che era distinto sulla bandina, perché era stato tutta la notte per fare una cosa. E naturalmente pazienza, perché molte volte il risultato del lavoro non dipende da te, ma dipende dalla bontà del lavoro degli altri. Un esempio, il classico dell'artist che ti fa il check-in, quindi ti inserisce nel sistema di elaborazione, nel deposito comune delle cose che vengono poi usate per sviluppare, una texture che non è 300k ma è 1 MB/s. E quindi questo ti spacca la memoria, perché i calcoli sono fatti in modo tale da fare in modo che tutte le texture abbiano al massimo una certa dimensione, no? Quindi sufficientemente pazienza sufficiente. Arriviamo a noi, quindi l'information technology, avere una conoscenza dei sistemi operativi sia Windows sia Unix, perché ogni sistema operativo deve fare bene il suo dovere, okay? Quindi Unix si userà per certe cose e Microsoft si userà per altre. Costruiamo gli scenari per provare il gioco online, quindi fare in modo che, facendo strozzature, disponendo le cose in modo diverso, configurazioni di firewall eccetera, si riesca a riprodurre tutta quella casistica che entra in voi, poi, cioè è quella delle vostre case. Alla fine facciamo anche la prova della versione PC sui differenti hardware, che però non vengono tenuti in casa da noi, perché altrimenti avremo bisogno di un deposito di computer enorme, ma invece lo facciamo fare, coordiniamo il lavoro che fa un'azienda che ci aiuta a fare appunto la quality assurance su PC. E poi l'idea è cercare di studiare, partendo dal processo produttivo, vedere se ci sono delle soluzioni che permettono di abbreviarlo, sia in termini di hardware, magari in termini di software più efficienti, o soluzioni che possono essere le più banali, da usare un altro server HTTP perché è più leggero, piuttosto che fare una macchina virtuale fatta in un certo modo. Okay? Quindi le conoscenze richieste sono certamente una buona confidenza con tutto quella che è la tematica di rete, e avere un minimo di... cioè sapere un minimo programmare, quindi saper leggere un sorgente CPU, perché quando ti devi mettere vicino allo sviluppatore e capire che cavolo sta succedendo, quello devi fare, devi avere un minimo di idea. Conoscenza dell'architettura web, dei database che vengono utilizzati per tutta una serie di gestione, dei bug e tutto. E poi questa è la cosa più importante, conoscenza dei sistemi di source control management. Il sistema di source control management può essere SVN, l'avete usato? Sì, qualcuno. Quindi il fatto di insieme lavorare su qualcosa, poi poterlo prendere, lavorarlo, ma gli altri sanno che io l'ho preso, ad esempio, permette di fare permette di sviluppare appunto bene queste cose. Un sistema di source control management che potete usare, su cui potete fare pratica, si chiama Perforce. Ok? C'è la versione gratuita a 2 utenti, però è quello usato sia dalle case di software,
speriamo anche noi prima o poi di usarlo, speriamo, e è anche da Google, ok? Quindi è uno strumento che poi eventualmente potrebbe servirvi se voi, se per caso voleste lavorare nel mondo dei videogiochi. I QA, con questi quattro baldi giovani che adesso sono di più, il responsabile è questo col cappellino, naturalmente, quindi testano, e per chi non ha una competenza tecnica specifica è la porta d'entrata per il mondo dei videogiochi. Chi entra a fare il tester poi può diventare game designer, eccetera. Ad esempio adesso questa persona è diventata game designer. Non ci vuole solo la frase giocare, giocare, giocare. Giocare, ma giocare con attenzione, ok? Capire quando una cosa può essere divertente e non diverte solo me. Naturalmente avere una buona conoscenza dei videogiochi. E anche lì, qui non c'è scritto, ma una pazienza nel gestire tutti i gravosi compiti che ti possono essere dati, ok? Perché appunto farsi, cioè correggere il bug, guarda fino al 17° campionato, che tutto funzioni, poi se selezioni, se schiacci ESC, il gioco crescia, ecco, quello non è divertente, sinceramente. Per tutti, inglese, naturalmente, da noi ci sono colleghi stranieri, si lavora con l'estero, quindi bisogna capirlo, non bisogna avere una fluency mostruosa, però bisogna farsi capire, e non è solo l'inglese tecnico, perché poi per spiegare i vari fenomeni si descrivono anche fenomeni reali. Vi viene chiesto un metodo per risolvere i problemi, quindi su questa è una sottolineatura da veramente incredibile da fare. Cioè non vi viene chiesto di sapere a menadito e C++, vi viene chiesto, una volta che vi viene assegnato un problema, siccome nel mondo dei videogiochi i problemi cambiano e cambiano con una velocità mostruosa, ok, viene chiesto di aver acquisito un metodo per risolvere i problemi, che può essere quello che voi avete acquisito per gli esami, che possono essere pallosi, faticosi, eccetera, però vi fanno fare quello sforzo in più, no? Vi fanno abituare il cervello a risolvere delle cose, a risolvere in modo efficiente, perché se riuscite in qualche modo anche a prendere un buon voto, insomma, tendenzialmente, a meno che uno sia stato fortunato perché ha studiato memoria e gli hanno chiesto solo quelle cose, ecco. Però veramente è importante riuscire ad acquisire, nel periodo in cui fate i progetti e state facendo voi l'università, un metodo. Passione per il mondo dei videogiochi, perché rimanere per tot di settimane a lavorare sabato e domenica è bello farlo perché ti piacciono i videogiochi, e se non hai la passione queste cose diventano un po' faticose, ok? Sono già faticose di per sé, però la cosa bella è che tu stai lavorando per una cosa che poi gli altri useranno e si divertiranno, e poi soprattutto se ti piace questo mondo lo fai, ok? Se invece non sei tanto appassionato, questi momenti rischiano di essere poco digeribili. Quindi, naturalmente quello che nasce, si lavora in team, non lavoro da solo, perché il mio lavoro va inserito in un percorso con gli altri, lavoro sotto pressione perché non è come può succedere magari in altre aziende, in cui la scadenza può essere posticipata di una settimana o di un mese, perché tanto col cliente si gestisce, gli si danno due o tre caratteristiche in più e si sposta la consegna di un mese. Soprattutto nelle realtà piccole come la nostra, un mese rischia veramente di essere la morte, ok? Quindi è fondamentale lavorare sotto pressione, è fondamentale essere propositivi e cercare sia di risolvere i propri problemi, ma di partecipare insieme, eventualmente se qualcun altro ha dei problemi o delle cose da risolvere. Ad esempio io sono più scarico, cercare di farsene carico, okay? Sono tutte attenzioni e atteggiamenti che poi in qualche modo veramente portano alla conclusione del progetto in modo carino e interessante, e naturalmente organizzarsi per riuscire a tutte le scadenze che vengono assegnate a consegnarle bene. Da provare, per avere un'idea di progetti fatti da un gruppo di persone, però progetti interessanti. Allora, io adesso sto giocando questo www, questo 6V, che è fighissimo, che ha una grafica stile Commodore 64 voluta, perché è fatto in flash, e si basa sul fatto di essere un platform che non ha il concetto di salto, ma il concetto di gravità, cioè io piuttosto che saltare vado dall'altra parte della parete, ok? Eccezionale. Bread, un gioco basato sul concetto di tempo, ispirato alle città invisibili di Italo Calvino,
che da qualche, ad esempio, qualcuno dei forum, quando è venuto a sapere questo, ha confuso un po' l'idea, ha detto, ma che gioco è Le città invisibili di Italo Calvino? Perché qual è la piattaforma di uscita di questa cosa? No, guarda che è un libro, gli hanno risposto sotto. Poi World of War, abbiamo già detto, è Carrion Physics Deluxe, che è un gioco carino, che si può anche giocare con i tablet PC, dove disegni, devi fare arrivare questa pallina a toccare la stella disegnando un tot di cose. Quindi tu disegni degli oggetti che, secondo la fisica che c'è nel gioco, si spostano e fanno toccare la pallina. War of War lo conosciamo già e niente. Questa, vabbè, io concludo sempre con questa foto, perché questo è Mike Montgomery, che è la persona che ha fatto questi giochi, ok? Che io da ragazzo non solo ho giocato di più, cioè è stato diciamo il colpevole di molte mie fatiche nello studio. Ancora l'anno scorso, quando ero malato proprio di questo, ho giocato a Speedball 2, ho fatto un campionato intero in una giornata, perché c'era qualcosa veramente di tremendo, era ancora l'ultima e poi finisco. Ho avuto il piacere di lavorare con lui per 6 mesi, perché è venuto da noi a fare una consulenza, ed è bello entrare nel mondo dei videogiochi, perché adesso conosco Nicola Salmoira, Salmoria, ok, non riesco mai a dire il suo nome, conosco Mike, che lavora adesso con Mike nel nostro gruppo, un altro, non so, adesso sta lavorando con noi una persona che ha lavorato a Battlefield 2, cioè si incarnano fisicamente quelle persone che tu leggi nei credits e con cui hai passato del tempo, nel senso che hai giocato con i loro giochi. Quindi cioè, è una figata lavorare nel mondo dei videogiochi. È impegnativo, perché certamente richiede delle nozioni che sono forse un pochettino più alte di qualche altro contesto. Non che gli altri contesti siano di meno, però sei sempre lì un po' a ricorrere le ultime tecnologie. Però lo sforzo veramente vale, e il gioco vale la candela spendersi per questa cosa. Quindi continuate a fare dei bei progetti per questo corso e in bocca al lupo per i vostri progetti. Grazie mille. Basta.